Buon pomeriggio amiche, come va? Come state? Spero tutto bene. Prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista! Ciao a tutti. Amiche, come avete già capito sicuramente dal titolo del video e dall'immaginetta iniziale, andiamo dove direte voi? Da nessuna parte qua, ma ad unboxare questi simpaticissimi pennelli di Alice in Wonderland. Pennelli non ne avevamo, i pennelli ci necessitavano. Amiche, oggi mi sono ringiovanita nell'animo con questo make-up che mi ha fatto tornare indietro al 2000. 1999, 2000, 2001 era questo il mio noiosissimo make-up, però il mio era monocolore, non mettevo neanche il bianco, davo solo una stuccata, diciamo così, una stuccata, una manata di celeste, super pearlescente, con tutti i micro glitter all'interno, però rigorosamente celeste. Dopo 4 kg di mascara applicati al ragnetto, chili, chili e chili, no eyeliner, perché non me lo sapevo assolutamente mettere, neanche adesso direte voi, e ci avete pure ragione, amiche. Neanche adesso, infatti, avete visto, c'è il disagio quando io mi metto il... Lo riconosco. Un attimo, quando mi appoggi, mi metto l'eyeliner così. Sbaglierò, sbaglierò, sì lo so, sbaglierò. Infatti, ho utilizzato stamattina prima quello di Kiko che ho qua. Non so se la Reggi se lo ricorda, la regista ha pennellino Ah, sì. morbidino e avevamo trovato nel calendario dell'avvento di Kiko. E io cosa ho fatto da buona drollettina? L'ho preso e poi ho visto che era molle molle il pennellino, ho detto, ah, non ce la farò mai. Quindi poi ho ceduto subito, senza nessun polso. E siccome era questo il primo, perché ce l'ho qua per il semplice fatto che è con il gemellino mascarino e sono rose gold. Quindi di questi non mi posso più separare, questi li tengo pure quando sono secchi, perché mi piace il pack. Speriamo che me li mettano in omaggio in qualcosa, perché mi sanno veramente bellini, ma non li compro a prezzo pieno. Questi li avevo comprati in una boxerina da 2 a da 3, perché c'era anche, mi pare, il profumo insieme, e li avevo pagati poco, perché erano tipo, non mi ricordo se metà prezzo, una roba così. E ho detto, vabbè, li prendo, però a prezzo pieno. Lui costa tanto e sinceramente io mi trovo benissimo anche con questi, per esempio, che ho pagato 4 euro e sono di, guardate, sono tutti scoloriti, non si vede più, di Angly Color. Li ho presi su Amazon e li ho usati per mesi, mesi e mesi e tra l'altro sono doppi perché di questa parte c'è quello, il timbro per fare la codina. Magari una mattina provo con questi, così vedete il fallimento in diretta. Perché non timbrando la codina da solo non fate nulla, amiche, ve lo dico, non andate da nessuna parte. Dovete poi agire con questo e sistemare alla bene e meglio. È ancora meglio farla totalmente, Direttamente. sì, farla così. Però per il tanto, perché mi pare di averli pagati in offerta 3 euro. Non sono mica male, li ho presi sia fini fini che hanno i timbrini cuoricino, stellina, lunetta e non me lo ricordo, mi pare fiorellino, erano quattro timbri diversi, poi li ho presi anche colorati ed è un anno che li ho e vanno sempre. Avevo provato uno di alta marca che l'ho guardato e non scriveva già più dopo No. 2 ore, sì, questo vabbè era nel calendario dell'avvento, lo useremo, infatti penso che me lo metto come ho fatto stamattina e poi correggo con uno punta rigida. Però Perché quello è molto morbido il pennellino. hai il prodotto, se no prenderò il prodotto che c'è con quello a punta rigida, che è una cosa che io faccio spesso, no? Per non sprecarlo, perché Perché comunque sennò c'è poi si secca magari. Il prodotto dentro, quindi penso che accrocchierò di strofinare la punta qua e poi scrivo con quello. Lo faccio anche con i disegni. Pensate che io disegno, non so se ve l'ho mai detto, amiche, io disegno, adesso ho un po' meno tempo, dico la sincera verità, di disegnare sulla stoffa perché sto amando, come dicono le giovani d'oggi, amando letteralmente, cioè in una maniera pazzesca, registrare, editare, fare tutte queste cosine per YouTube e quindi sto dedicando poco tempo al disegno in questo periodo. Ma quando, diciamo, registravo meno, avevo un po' più di tempo,
A disposizione, cosa facevo? Disegnavo con l'eyeliner, avete capito bene? L'eyeliner, quello del make-up occhi finito, lo lavavo bene e poi lo utilizzavo per pitturare con i colori per la stoffa, i Decacolor, quindi un lavoro comunque tedioso, mica è lungo, lungo perché prende un po' di colore, Sì. colora, così come col calamaio, come il calamaio, no? Si chiama di una volta, penne calamaio, una roba così. E quindi ho la pazienza di star lì, figuriamoci, per far dullinette, amiche, ci metto 2 secondi, niente di che. E quindi così, questa mattina avevo questa voglia di anni 2000, 1999, 2000, 2001, quelli erano i miei 3 anni in cui mi sono proprio sempre spalmata questo ombretto celeste, che era dentro anche lui agli animaletti trasparenti di Pupa, che tra l'altro ve li ho anche fatti vedere in un video mesi Sì. fa, in cui non capivo ancora che tipo di video registrare. Ho Sì. avuto una fase che è durata 3 mesi in cui non sapevo se dovevo riprendere dall'alto, di fronte, da sola, in compagnia. E poi diciamo che ho un attimo messo in ordine le idee, capito che devo fare una, per me, che voglio comunque avere l'impegno costante, il bisogno di sentire anche voi, dovevo avere una rubrica. Assolutamente, tutti i giorni quella e una era poco, quindi almeno due. Tre non c'è, forse in questo momento tre non ce la farei, ma non voglio mentirvi, non ho su il gloss di stamattina perché amiche, la borsa era troppo lontana. Ho il gloss in borsa, l'ho bordato come al lavoro, di Kiko Hydra, mi pare fosse numero 17, se non sbaglio, e altre cose non me le ricordo, ma i numeri dei rossetti. Tutti? No, alcuni, scherzo. Alcuni me li ricordo, alcuni a volte mi vanno via di mente più velocemente. Però non avevo voglia, ma ho questo di Pupa, che è molto Carino, carino, un sì. po' È più chiaro però, ma è tutto veramente brillantinato. rosa, come Glitterato. dicono oggi, strabello. No? Strabello. Mi devo mettere, amiche, scusate per le unghie, devo assolutamente farmi una manicure, mettere soprattutto lo smalto perché è un po' tolto perché ero nervosa oggi, quindi ho fatto un po' così io. Sì, ero nervosa, ero stanca quando non ero a casa, ero un po' infastidita, allora mi sono un po' grattata via io. Lo smalto non si fa, si rovinano anche le unghie, non si fa, non si fa, Però non viene si da fa. fare se sei Sì, nervosi, ero se sullo nervosa. smalto. Allora, per non, io non mi mangio le unghie, ma per non torturarmi magari qualche pellicina così, mi sono tolta. Poi mi sono accorta qua. Non va bene, ho detto no. Allora ho ripreso il controllo, perché mi ero un po' nervosa, tediata, mi stava venendo mal di testa e allora stavo cercando una valvola di sfogo, come i bimbi col ciuccetto, no? Volevo chiamare la regista e dirle di venirmi a prendere. E non si può perché mi sono, diciamo, svegliata super carica questa mattina, però ero talmente carica che avrei voluto esplodere di glitter in piazza, Ma no? dai. E ballare, cantare, io che non ballo e non canto, ballare, cantare, mangiare dolci, avrei voluto mangiare chili di marshmallow, caramelle, tutte le schifezzine, la zuccherate. E niente, chiacchierare, provare, sbocciare, guardare rossetti nuovi, andare in giro, che ne so, con le amiche nei negozi. Così, così, una giornata. Ti sei E alzata così, sì, mi sono, infatti mi sono truccata com'ero quando quando andavi. quando andavo, amica, ma non sono andata da nessuna parte. Sono andata a lavorare così, mi hanno dovuto sopportare truccate così al lavoro. Un bacio grande che mi sopporto tutti i giorni con i miei make-up strani. Infatti mi guardo così, come sei truccata oggi? Eh sì, perché poi cambio di giorno in giorno, ma anche prima, quindi sono un po' rassegnati questi a vedermi così. Ormai pensano che un giorno arriverà qualcuno e mi porterà via con una camicia comoda comoda, Comoda, comoda. che Sì. ti abbraccia quelle comode comode. Comunque, non vi volevo mentire dicendovi che avevo lo stesso gloss, non è assolutamente quello di stamattina, perché ovviamente mi si è tolto, comunque un po' me lo mangio, ho Sì, poi i pranzato. gloss si tolgono Sì, si subito. tolgono, sì, Sì. sicuramente sì, signora regista, si tolgono e quindi io però per fare il video avevo voglia di riapplicarlo e l'ho riapplicato sinceramente, però l'altro era troppo lontano, la borsa è lontana, potesse lui arrivare da me me lo La sarei anche pigrizia messo, cosa però fa?
La pigrizia a volte è quella che ti vizia perché ne hai un'altra portata di mano. Ho detto, ma sì, è rosino un po' meno rosato e mi sono messa questo qua. Comunque, bando alle ciance, il tema di oggi era questo. Lo spacchettamento di ben quattro pennelli. E voi direte, eh sì, però sono costati. Li ho comprati da Amazon e li ho pagati di più che su un Wet n' Wild. Però mica, non ce ne frega nulla. L'ho pagato, mi pare, 1 euro in più. Vabbè, non fa nulla. Di là non capivo quando mi arrivavano. Ma voi avete mai ordinato dal sito di Wet n' Wild? Se sì, mi fate sapere per favore nei commenti. Sono super curiosa. Perché innanzitutto non ho capito se posso pagare io. Perché mi diceva in dollari. E già lì, amiche, ricalcolo. Ricalcolo. Cioè, Anche poi i dollari valgono più o meno, mi sembra, come l'euro alla Non lo fine, so, più o non lo meno so. Io, all'incirca. ecco, è Però se te lo proprio mostrava in euro, mia era ignoranza meglio. 100%. Non ho capito se non volevano poi magari il mio banco, ma te in euro. No, però, amiche, veramente, un gabbiano in montagna ero in quel momento. Così. Ho guardato il sito e ho detto, no, fammi vedere su Amazon. E li ho Sì, un trovati. gabbiano in montagna che cerca il Sì, mare. un gabbiano in montagna che cercava il mare. Uguale. E ho detto, ascolta, sai cosa c'è? Sai che c'è? Lasciamo stare, no, ci pensiamo un'altra volta, con calma chiederò al marito. Intanto voi se mi dite nei commenti sono super contenta, mi dite se avete già ordinato da Wet n' Wild, se si può pagare normalmente con i nostri soldi o se serve fare qualcosa in particolare e se ci sono le spese di spedizione, approfitto delle vostre informazioni, ci mette 100 anni ad arrivare, arrivano, da Comunque dove? io Dove sono questi? Ma arrivano le cose. avevo Perché? notato che in alcuni siti si può convertire nelle impostazioni E da non euro a l'ho trovato. dollari, ma Allora la non l'hai regista mi trovato. aiuta, mi aiuta. E questi qua comunque hanno un sacco di cose super carine. Mi faceva voglia fare un ordinetto. Costava meno. Si risparmiava qualcosina. Però ho detto, poi se mi fregano con le spese di spedizione, sì, che sto a fare. E poi ho detto, non lo so se li compro tutti. Perché c'erano tanti pezzi di questi. Poi però da Amazon, visto che adesso man mano, giorno dopo giorno mi stanno mandando la mail e mi dicono: ti interessa anche questo? Ti interessa anche quest'altro? Ma E io chi dai. sono io per rifiutare? Man mano che me li stanno mandando, gli ho detto ok, mandamelo. Quindi adesso in arrivo, ma non so di preciso che giorno, sono in arrivo tutti gli altri pezzi che avevano disponibili su Amazon della collezione, ma alcuni arrivano da UK e ci mettono 2 o 3 settimane. E invece alcuni che ho trovato su Amazon nel sito di Wet n Wild erano sold out. Quindi ecco, anche quello, il fatto che non potessi prendere, perché i pennelli mi pare che là fossero anche, costavano meno, ma erano sold out. Allora, ma di cosa stiamo parlando se non li hai più? E allora mi stavano già, mica mi stavo innervosendo e sono andata a ordinare su Amazon. E questi sono pennelli, voi direte, sì, niente di È eccezionale. carina anche la Lo sono. scatola, però. Mi E questo è un dolore, no, c'è lo scotch, no. sa di no. Allora non mi servono le amiche furbicine, infatti. È bella anche la scatola, quindi questo per me è un dolore, io non posso buttare, oh, aiuto, la scatola se è bella. Però penso che non li rinscatolerò, penso che Metterai adesso lì tra i sì, pennelli. metto 2 o 3 bicchierini nuovi e sfodero tutti i pennelli di Emily Oh, in che Paris, bellini. vero? Cioè, ma come si fa a non comprarli? Avevi inquadrato già la scatola? No. Oh no. Aspetta. Eh no, con quello che li ho pagati, qua bisogna inquadrarli bene. Amiche, non mi ricordo se gli ho dato 12, 11 o 12 euro. Non è poco per i pennelli. Sono 4. Mad Tea Party. Tea. Oh, che vergogna. Tea party, quindi il party, il tè party, no? Perché Alice beveva il tè con il, come si chiama? Cappellaio Cappellaio matto matto, sì. e col bianconiglio. Com'è che diceva? E buon non compleanno a te, e buon non compleanno, cammellina le. Chi è il maritino? L'opinionista, sono arrivati tutti. E il marito timido ha detto: è tardi, è tardi. Non Il lo si è bianconiglio sentito. non si è Sì, forse sì. sentito. Ma l'opinionista lo Dai, gasa. Gasa il marito timido dicendogli: dai, dillo, dai. Ma sapete che timidone. Abbiamo anche l'aiuto regista. ciao.
Sicuramente loro ti risponderanno, ma dopo. Sì, sarebbe bello avere la risposta anche subito. Ma arriverà anche quel giorno, secondo me. Che bellini questi pennelli. Sono molto graziosi. Guarda. Sì, carini. E E quello morbidi. sarà per la cipria, ma è abbastanza morbido, tu che Ci intendi? dicevano le ragazze che Eh? hanno diverse. Ma si vedeva bene. Guarda che sono veramente belli. Guarda che lo ruoto. Lo Metti, devi metterci ruoto. dietro una mano, perché sennò non... Metti a fuoco la tua faccia. È A cosa devo mettere? dietro la Allora, mano. guarda, li prendo a uno. Allora, lo giriamo. Dimmi tu come giro, così. Così, vai. Sono carinissimi. Ma ne prendo un altro. Perché sono tutti diversi. Guarda, qua c'è il cappellaio matto. Giusto? Nel primo c'era Alice. Cappellaio matto, qua chi c'è? Non lo capisco. Gli accessori, la teiera, il cappello. Cosa c'è qua? Sì, il cappello, una tazzina. E cos'è quello? Non capisco cosa. Mi Allora, sembra ve una lo dico patina. io, non lo so. No, è Le robe tipo della un cavallino a un dondolo con cavallo. le Sì, con ali. le Qua invece c'è il coniglio. Il ali. Vabbè, non poteva bianconiglio. mancare. Eh sì, bellini. Sono super super morbidosi. Ma io me lo ricordavo di... Morbidi. Ma questo non è il bianconiglio, E chi però. è? È quell'altro col cappellaio matto. Non è il bianconiglio è diverso. Ah, giusto! Come si chiama l'amico del cappellaio matto? Bella domanda. Te lo sai? Sto chiedendo al marichettino che fa finta di non sentire. Io non me lo Ditemi ricordo. voi come devo fare, come devo fare. Non lo sai come si chiama? L'amico del cappellaio La matto? lepre? Come si chiama? Marzo, mi pare. Ah! Come marzo? Com'è che si dice marzo? Ah, perché era March. un po' pazzo anche lui. Marzo March. pazzerello. Marzo March. pa ma dai. No, io e i miei collegamenti strani. Sarà, può Perché essere. l'abbiamo fatto l'anno scorso lì c'è nel paese del Ah, mio ecco. in inglese Ah, ok. e tutta la classe che rideva. Amiche, anche un piccolo racconto di vita quotidiana. Scolastica. Comunque sono carini, sono solo 4. Mi pare di averli pagati sui 12 euro. Questo qua è per la cipria, sicuro, per le polveri. Ci hanno detto, un'amica ci ha detto che hanno tante funzioni, i pennelli, Ok. funzionalità differenti, quindi alcuni possono essere sia per magari pressare quello dell'altro giorno, che adesso non ce l'ho qua, per pressare il fondotinta oppure per mettere le polveri. Questo per me è troppo Contouring? No, bronzer bronzer. e allora bronzer oppure blush, perché io lo uso anche per il blush. Quindi questi l'unica e belli per gli occhi, sono carini. L'unica cosa è che mi dispiace sporcarli perché Perché sono sono rosa. rosa. Hanno fatto proprio una cosa carina, però dispiace, hanno fatto una furberia. Questi è peccato. Tante li compreranno e li terranno da collezione, di bellezza, così. Sono veramente fluffy. Morbidi, morbidi. Amiche, che dite, li usiamo? Secondo me bisogna usarli perché sennò magari rimangono lì, Sì. no? Ce li viviamo, io lo dico. Sì, Non mi sto credendo da sola. infatti. No, allora compro un altro portapennelli e lo metto qua e ci metto i pennelli divisi e li uso. Anche perché comunque ho bisogno. Hai bisogno. Sì, di più pennelli puliti diciamo, soprattutto non lavarli tutti i giorni, così li lavo una volta alla settimana. Però se un giorno uso arancione, un giorno uso celeste. Devo cambiare assolutamente i pennelli, no? Quando fa una piega siete d'accordo con me, giusto? Quindi, il giorno dopo mi servono altri 2, 3, 4 almeno pennelli puliti. E quindi poi alla fine della settimana si lava tutto assieme. Non metteteli in lavatrice, mi raccomando, perché ho sentito avevo visto alcune youtuber che li avevano messi in lavatrice. No, 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 si scollano, amiche, si scollano. No sense, li avevano messi nella retina. Poi si rovinano tutti, sbattono, una roba che non farei mai. Io ho tanta cura delle cose, ho tante cose che hanno anni e anni. E questi li lavo veramente in maniera delicata. E poi per asciugare li potete semplicemente appoggiare su un asciugamano asciutto in un punto abbastanza caldo della casa, no termosifone assolutamente,
non mettete lì sopra perché sennò vi si scollano e si rovinano ed è un peccato perché sono talmente belli che se vengono con le cose, i pennelli in generale di tutti i brand, se vengono trattati con cura, trattati bene, durano veramente tantissimo tempo. Questi non è che hanno la scadenza come un ombretto, come una Infatti. matita che poi per forza si devono buttare tra 6 mesi e un anno. Questi possono durare anni e anni. Ah, sì. Infatti io ne ho questi, questo è il mio primo pennello, peccato che non ha più il nome, l'avevo preso in profumeria, è stato ovviamente lavato, è ovviamente tanto usato, diciamo, no? Io lo vedo che non è più il pennello di 18 anni fa, ma 18 anni. È il mio primo pennello per fondotinta comprato in profumeria, le avevo pagato. Quanto? Mi vergognavo a dirgli che non lo compravo. Mi hanno Ma che regalato un marchio è? Che non phon. c'è neanche scritto Si è niente. tolto perché l'ho sempre usato tutti i Ah. giorni per 11 anni. L'ho Ah, usato. ok. Mi vergognavo. Però deve aver capito la mia faccia quando me l'ha dato. Mi è chiamato così. Quanto? 80? Mi vergognavo. Dirle di Beh, no. sì, perché comunque. Non Sì. entravo mai all'epoca, 18 anni fa, non entravo mai nelle profumerie, quelle belle di lusso. Avevo avuto questa voglia di pennello per fondotinta perché avevo visto una pubblicità in televisione che dicevano che era pazzesco applicare il pennello col fondotinta. Ho detto, ma Il sì. fondotinta col pennello. Sì, scusa, il Ok. fondotinta col pennello. E così incuriosita sono entrata in questa profumeria perché mi ricordo che al supermercato non ce l'avevano il pennello per fondotinta e mi ha detto certo che ce l'ho, mi ha dato questo pennello e poi mi ha regalato però un phon da Perché viaggio. Un phon. Mi fa no ma guarda col pennello ti regalo un phon da viaggio, va bene? E io ah. Ma io non viaggio. Ma io non viaggio, tra l'altro l'ho acceso. No, si è fatto un corto circuito, si è rotto. Ha fatto puzza, si è buttato subito perché poi l'avevo fatto controllare subito al marito e mi ha detto no, questo si può solo buttare, non si può aggiustare, puzza è da buttare. Si era fatto, non lo so, bruciato qualcosa alla prima accensione e quindi era costato 80 euro perché il phon non l'ho potuto utilizzare. Però ce l'ho ancora, io ho detto questo sarà d'oro perché è costato veramente tanto. Però ce l'ho, verrà tramandato di madre in figlia, quindi, quindi questo un giorno sarà tuo. Amiche, se voi avete qualche pezzo che diventa cimelio perché l'avete comprato e pagato tanto, e magari come me, non ha, tra l'altro questo pelo qua storto mi fa venire il nervoso, sì, mi urta, lo devo sistemare, amiche, scusate, questo serve, è indispensabile. Già meglio, già meglio. No, quello, scusate, ma non si poteva sistemare, quello solo tagliare si poteva. Sì, era Sì, perché proprio era uno che brutto. fuoriusciva. Sì, meglio, ho preferito fare così. Sì, ho fatto bene, non sono pentita. E sì, amiche, volevo dirvi, se avete qualche ricordo appunto di un cimelio che è di make-up che avete comprato, ma non avete potuto buttare perché magari era un pennello, semplicemente una palette magari extra lusso che avete pagato tantissimo per un, come si dice, misunderstanding, che non vi siete capiti. E non mi ero capita neanche io all'epoca, perché non lo sapevo il prezzo, ma mi è toccato pagarlo perché non volevo fare figure brutte. Ho pagato, sono stata zitta. Poi però sono stata contenta perché è stato tipo la svolta, poi mi applicavo questo fondotinta così a body latte. Non mi sembrava vero di avere un pennello e non si è mai spettinato, cioè l'ho usato, a parte quel pelo che ho tagliato, 18 anni, forse 17, 17 anni forse, ma non ha mai perso un colpo. L'ho sempre lavato tantissimo. Poi io lo lavo col sapone neutro, niente di che. Lo lavo bene sotto l'acqua tiepida, quasi fredda, ecco, temperatura quasi ambiente, diciamo. E quindi niente, lo tengo volentieri. Penso che lo utilizzerò ancora. Non ha niente comunque di meno e niente di più di altri pennelli. Sono super curiosa di sapere, amiche,
cos'è il pezzo storico che avete conservato, se avete conservato qualcosa, oppure se magari voi avete avuto il coraggio di dire di no alla cassa, questo costa troppo, oppure semplicemente no, ci penso, oppure eh no, ma adesso vado un attimo, torno perché mi pare di averne un altro simile a casa. magari una un pochino più sgamata, più non furba, però con la risposta pronta è riuscita magari a scappare fuori così. Fatemi sapere se vi va nei commenti. Io sono super contenta di leggerli e ovviamente di rispondere. Tu vuoi aggiungere qualcosa sui No, sono pennellini? molto carini, Sono belli, vero, ho belli, fatto sì. bene a comprarli. Sono Sì. belli. Mi piacerebbe che facessero qualche pennellino in più, tipo. Perché mi sembrava che siano sempre comunque abbastanza simili. Sì, io voglio questo, mi serve che lo utilizzo. Questi qua. Questi pennelli qua. Mi piacciono tanto per applicare gli ombretti, piatti piccolini. Invece questi sono solo. Questo è uno sfumino, questo ok per applicare va bene, però quelli più piccoli piatti di precisione per fare definizione nella parte esterna dell'occhio. E invece non ne sto trovando perché negli ultimi kit che ho comprato hanno sempre questi quattro pennelli. Carini, però dovrebbero fare il kit base e il kit pro con anche gli Sì. altri. No, io li avrei presi altri quattro. Sì, però non ce n'erano né sul sito e né su Amazon di questi qua di Alice. Sì, non ha senso, cioè, ok, li posso comprare di un'altra marca, sicuramente li prenderò di un'altra marca, ma a me mi sarebbe piaciuto tutti di Alice, no? Sì. Oppure tutti di Emily in Paris, tutti del pesciolino Nemo, quelli che abbiamo preso le ultime volte, sarebbe stata molto carina come idea. E niente, amiche, io vi ringrazio per aver aperto questo video, per essere arrivate fino a qua a guardare il video in nostra compagnia. Speriamo di avervi tenuto un po' di compagnia con questo video. Come sempre vi ricordiamo di schiacciare un like se questo video vi è piaciuto, di condividere esternamente il video alle amiche che amano i pennelli e magari amano anche Alice nel Paese delle Meraviglie, tutte le fiabe Disney, i classici Disney. Condividete così vedono questo video molto carino sui pennelli di Alice, no? Amiche, noi come sempre vi ringraziamo e vi ricordiamo anche di iscrivervi al canale perché l'iscrizione, amiche, è totalmente gratuita e come dico sempre, sempre io, ci era mancata altra cosa puro. Vi mando come sempre un bacio grande, grande, grande e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacio dalla vostra Lalix, buona serata, amiche, ciao!